è iniziato il silenzio elettorale, ma Rieti Life non si ferma. Un intero network a tua disposizione per restare in contatto con gli elettori. Un sito web con milioni di visualizzazioni settimanali. Le maggiori piattaforme social sempre aggiornate. Rieti Life Free Press per veicolare quotidianamente i tuoi messaggi elettorali. E l'ultima novità in vista del voto, il foglio elettorale, per avere ancora più visibilità. La tua campagna elettorale continua su Rieti Life. Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere tutti i dettagli. Lei è Claudia, crede nello studio come mezzo per progredire, vuole crescere e migliorare la città che ama, Rieti. Lui invece è Gabriele, ha un lavoro precario che lo fa arrivare a fine mese, ma che non gli dà sicurezza verso il futuro. Ed è Conello, che è in pensione e ha energia da vendere, una risorsa indispensabile per la nostra comunità. Valorizziamo Claudia! Diamo vere opportunità di lavoro a Gabriele, prendiamoci cura di Nello. Rieti ha bisogno di Claudia, di Gabriele, di Nello, di ognuno di noi. La città del futuro ha bisogno di tutti. Eccoci, la rana nel pozzo, un'altra volta siamo usciti dal pozzo e siamo nel comitato di Simone Petrangeli. Come sta Petrangeli? Tutto bene, ma mi dai del lei? La trasmissione la impone... Io posso darti del tu però. Lei può fare quello che vuole, ci mancherebbe... Almeno altro. Questo. Ci mancherebbe altro. Volevo sapere il suo polso della situazione, arrivati a questo punto, questa campagna elettorale come sta andando... Vedo il comitato gremito sempre di gente, pieno quindi... di persone, sono molto contento. No, le cose vanno bene, ogni giorno aumenta il favore nei nostri confronti, quindi sento un clima di grande entusiasmo e euforia intorno alla nostra proposta politica, che essendo una proposta politica civica raccoglie secondo me interesse anche al di là dei confini della nostra alleanza, e quindi questa è una cosa molto importante che ci fa essere ottimisti, e quindi ci apprestiamo a vivere questi ultimi giorni di campagna elettorale con grande ottimismo e grande entusiasmo. Adesso c'è la volata, no? Adesso c'è il rush finale. Quando comincia la volata? Ma in realtà diciamo che le ultime due settimane sono quelle sempre più importanti. Potrebbe esserci anche un secondo tempo se si dovesse andare al ballottaggio, quindi noi partiamo convinti che si possa vincere il 12 giugno, però anche con l'impegno, se servirà, di fare altre due settimane di campagna elettorale. Molto bene, ho visto 7 liste sì. che la accompagnano, lei disse che erano bei simboli, colorati. Beh, sono molto belli, sì, sì. Ci dica un po'. Sono 7 liste molto belle perché ci sono tutte persone, candidati e candidate che ci stanno mettendo grande entusiasmo e grande passione. Io l'ho definita, l'ho ribattezzata una grande alleanza civica e popolare perché sono 6 liste civiche, c'è la lista del PD che è l'unica lista di partito però che ha deciso con coraggio di aprirsi anche ad altre esperienze civiche, quindi è una lista allargata anche ad altre realtà, altre anime. Coraggioso questa, il PD? Sì, assolutamente sì, come siamo tutti noi coraggiosi perché ci stiamo mettendo la faccia, perché siamo convinti che sia possibile strappare questa città al declino. È una bella alleanza, una bella coalizione, perché siamo davvero una squadra che ogni giorno che passa è più unita e più coesa, e dobbiamo cercare davvero di dare questo senso di unità e di coesione, perché i cittadini chiedono soprattutto in questo momento storico alla politica serietà, competenza, umiltà e soprattutto senso di appartenenza alla comunità locale. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Io l'ho detto in diverse occasioni, il nostro partito è Rieti e tutti i nostri sforzi e tutto il nostro impegno è indirizzato verso il bene comune e il bene della nostra comunità. Ho visto anche il Movimento 5 Stelle sì, sì, sì. che ha cambiato simbolo, Rieti con te. Intanto, se mi permette, faccio un saluto al vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, che è qui presente. Ciao. Un
grande amico del territorio reatino. Beh, è reatino anche lui un po'. D'adozione, sì, sì. È reatino anche lui. E con questo saluto però voglio salutare tutti i candidati, vedo varie facce, insomma, candidate che sono qui al suo supporto. Non vedo Nello però, e questo però va bene. Secondo me starà giocando a Briscola. A Briscola, va bene. 7, sì. Ci dica un po' anche questa cosa dei 5 però Stelle. Però fa bene perché lì si prendono i voti, quindi fa bene a giocare. È a campagna elettorale quella, penso non, di è, sì. Non è penso gioco. Di sì. Non è dopo lavoro, dice. Ero curioso noi di sapere una questa cosa. È composta da un tridente, capito? Claudia, Nello e Gabriele, quello è il nostro tridente. Con 3 punte giochiamo. Bene, parlando sempre di calcio. No. Poi lei è contento adesso, metafora, no? È una metafora. È contento, insomma. Beh, sì, è un tifoso della Roma. Felice, è un momento felice. Molto bene. Ci torniamo un attimo ai 5 Stelle o parliamo no, di no, come no? Se vuoi parliamo di Mourinho, no, di queste cose. No, meglio 5 Stelle. 5 Stelle. 5 Stelle, se non ricordo male, erano un po' boh, non si capiva bene all'inizio, sì, quello che volevano fare l'indirizzo e sono stati per un po' di tempo, diciamo così, alla finestra. Poi hanno deciso, insomma, di supportarla. Sì. No, sono molto contento perché c'è un legame molto stretto con tutti gli amici e le amiche del movimento, a partire dal capogruppo Roberto Casaniga, ma anche altri rappresentanti che ci vengono spesso a fare visita come Fabio Massimo, quindi penso sia stata una naturale convergenza quella tra me e il Movimento 5 Stelle. Hanno fatto secondo me bene a scegliere di fare una lista civica che si richiama al movimento ma che è aperta a tanti altri, a tante altre che non fanno parte del movimento. Credo che possa essere una strada che forse seguiranno anche altri in altre parti d'Italia, quindi sono molto contento di averli al mio fianco e sono molto contento che abbiano fatto questa scelta prevalentemente civica, perché poi questo è lo spirito che anima tutta la coalizione. A proposito di questo, la città del futuro ha bisogno di tutti, questo sì. No, a parte gli scherzi che abbiamo fatto, sì, sì, però sì. È una cosa, penso, molto profonda, no? Molto. E credo, lo aggiungo io, che Rieti ha bisogno dei reatini anche, soprattutto. Questo è il tema cruciale e fondamentale della sua campagna elettorale e che porterà anche dopo, no? Allora, questa è una cosa nella quale crediamo molto, perché pensiamo che un grosso limite della nostra città è forse anche un po' dei reatini in genere, siamo un po' spesso vittime di noi stessi, è la scarsissima propensione alla cooperazione, alla collaborazione, al fare rete, allo stare insieme per fare qualcosa nell'interesse comune. E quindi questo slogan vuole proprio richiamare a questa esigenza, a questa necessità, secondo me, essenziale, quella di costruire una città nella quale veramente ci si aiuti gli uni con gli altri, e solo il comune, che è l'ente di prossimità, può promuovere una cultura diversa, un civismo diverso, una partecipazione alla cosa pubblica diversa. E credo che la prima cosa che dovrà fare l'amministrazione comunale sarà proprio questa: ricostruire una comunità, ricostruire i rapporti sociali, i legami, perché abbiamo bisogno di questo dopo 2 anni di pandemia e di confinamenti, di tornare a sentirci tutti parte di qualcosa di collettivo, perché c'è la convinzione ormai unanime che i problemi o si risolvono insieme o non si risolvono. Letta, quando è venuto qui, ha detto una cosa che secondo me fotografa bene qual è la nostra ispirazione di fondo. Noi dobbiamo far sempre prevalere il noi e non l'io, in un momento storico nel quale purtroppo sembra la società essere monopolizzata dall'egoismo e dall'individualismo. Noi dobbiamo tornare ad essere comunità, e io penso che Rieti ne abbia molto bisogno, e il comune, i comuni hanno questo compito, anche quello di sconfiggere le tante solitudini che purtroppo albergano nella società attuale, che purtroppo viviamo quotidianamente anche a Rieti. Rieti, quando uno pensa a Rieti, tutto bene, tutto a posto, le persone, dipende. Parliamo, esatto, però c'è molta gente, sì, e molte persone indigenti, ma un numero crescente, sì, anche dovuto poi al post-pandemia e post-Covid. Su questo, allora, che cosa possiamo dire? Su questo possiamo dire che purtroppo la pandemia ha allargato la forbice tra chi sta bene e chi sta male e ha aumentato le diseguaglianze sociali, generazionali, territoriali.
Per questo c'è bisogno di un piano straordinario teso all'inclusione e alla coesione sociale. L'Europa ha fatto il suo piano straordinario che si chiama Next Generation EU e i tre pilastri sono transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Io credo che a livello locale noi dobbiamo seguire quell'impostazione e lavorare affinché ci sia più coesione sociale, ci sia un moderno e efficace patto sociale che tenga insieme tutte le anime della società locale. Rispetto al passato, quando sostanzialmente il disagio sociale riguardava ed era circoscritto a chi banalmente non aveva un'occupazione, adesso il disagio sociale riguarda anche chi un lavoro ce l'ha. Si chiama in inglese working poor, cioè i poveri che lavorano. Questo significa che quindi si è allargata la fascia di popolazione che vive situazioni di disagio e che quindi è necessario un welfare locale diverso, che sia universale e che vada a intercettare bisogni nuovi e diversi rispetto al passato. Questo avviene perché troppo spesso il lavoro è mal pagato, è precario, è intermittente, non è dignitoso e quindi l'amministrazione pubblica se ne deve occupare a partire dal comune, perché un'altra favola che va in qualche modo smentita è che non è vero che alcune cose il comune non le può fare perché non ha la competenza. Il comune si deve occupare di tutto, anche di cose che sembrano lontane dalla sua competenza formale. Si deve occupare di lavoro, di economia, di sanità. Non può essere inteso come un semplice erogatore di servizi. Il comune si deve occupare della vita dei propri concittadini a 360 gradi sotto qualsiasi punto di vista. Poi su alcune cose si potrà intervenire direttamente, su altre questioni bisognerà intercettare l'impegno della regione, dei governi, dell'Europa, dei ministeri. Il comune deve stare a fianco dei propri cittadini in tutto e per tutto, soprattutto in questo momento nel quale, come tu ci racconti purtroppo e sappiamo bene, il disagio sta aumentando ed è aumentato. Sappiamo tutti le centinaia di famiglie che ricorrono ai servizi sociali, alla mensa di Santa Chiara, alla Caritas, purtroppo è un numero di famiglie che aumenta e che diventa, secondo me, un'emergenza sociale sulla quale bisogna intervenire con maggiore decisione. In questi anni si è fatto poco e male, bisogna lavorare affinché ci sia politiche sociali più inclusive, più partecipate, servizi migliori. I soldi che si spendono in politiche sociali non sono un costo ma sono un investimento, perché se vogliamo far diventare la città attraente anche per le imprese, sperando che possano venire qui a investire, dobbiamo garantire servizi di qualità a tutti, perché una città dove ci sono servizi di bassa qualità è anche una città dove difficilmente verrà qualcuno a vivere o verrà qualcuno a investire. Volevo aggiungere questa parolina che a volte è mal usata o abusata a volte, che è solidarietà, perché sì, è vero quello che ha detto lei, che ogni problema insomma lo deve risolvere il comune, però se fossimo tutti più solidali con il vicino di casa, con chi è di sopra a noi, con chi è di sotto a noi, sarebbe un bene per tutti, questo mi sento è verissimo questo, di dirlo. Però anche su questo io credo che il comune debba svolgere un ruolo, anche se vogliamo educativo. Anche le norme adesso permettono tanti progetti di coprogettazione, che significa il pubblico che insieme al privato sociale, insieme al terzo settore, insieme al mondo della cooperazione realizza servizi per la collettività. Quindi questo significa che ci vuole una maggiore osmosi e un maggior lavoro di rete anche tra l'amministrazione e i gruppi informali di cittadini che possono insieme dare un contributo. Abbiamo migliaia di persone in questa città che fanno volontariato. Quello è un patrimonio, una ricchezza per la città e per la comunità. Dobbiamo essere bravi a valorizzare quelle esperienze, a farle diventare uno strumento anche per lenire le sofferenze dei cittadini e in modo da far fare a tutti un passo in avanti. Bene, bene. Quindi pensiamo anche ai nostri vicini di casa. A volte, soprattutto quando non dobbiamo pensare che chiusa la porta di casa quello che avviene fuori non ci interessa, anziché litigare con i vicini di casa spesso si fa, no? Ma quello di sopra fai casino, fai rumore. Le cause di vicinato sono quelle che riempiono le aule dei tribunali, quindi. La politica è delle persone, sì. Altrimenti non è. Chi l'ha scritto? L'ha scritto lei. No, l'ho detto io. L'ha detto lei questo è uno slogan. Sì. C'è un attimo di nostalgia. C'è qualcuno in sala, non so, della Rana, deviamo un po'.
che si ricorda quando si portava l'Unità, il giornale L'Unità, nelle case. C'è qualcuno che si ricorda? Beh, non siete tutti giovanissimi, quindi qualcuno non si solo ricorda. L'Unità, anche qualcuno si ricorda. Sì, sì. Io l'Avanti sì, non... conosco no, l'Unità. Qui l'Avanti era molto seguito. Io conoscevo solo l'Unità, mi tu perdonerà. Sei un po' settario, però. Mi perdonerà, vabbè. Perché? Beh, perché è l'applauso? Per l'Avanti o per no, l'Unità? Per l'Unità, vabbè. Adesso diranno, il direttore Grillotti, ha detto l'Unità, non si poteva dire. Ho detto pure che sono amico di Castaldo, che sono amico... Tante cose, ha detto pure che voti per me. No, questo non lo so. questo no. Perché una volta che ho detto che mi stava simpatico D'Alema, dice, ecco, due antipatici, si stanno simpatici, vabbè, non lo dico più. Perché, però è profonda la cosa, mo abbiamo scherzato. No, Perché un tempo si parlava di politica, cioè si andava a parlare proprio direttamente nelle zone anche un po' più lontane del centro, che erano molto più lontane di oggi, no? Certo, i tempi sono cambiati, io sono l'ultima persona che può parlare di allora, visto che con la tecnologia e con i social, insomma, abbiamo creato un giornale, però un po' di nostalgia, un pensiero a queste cose, c'è o no? Ma allora io faccio sempre questa considerazione, l'interesse per la politica dei cittadini è inversamente proporzionale alla presenza dei politici nei grandi organi di informazione, in particolare nelle televisioni. Prima, quando diciamo nel tempo che tu ricordavi poc'anzi, sostanzialmente la politica in televisione la vedevi forse quando c'è stata la tribuna elettorale, quindi una volta ogni 4-5 anni, però era una cosa sacra. Però erano tutti interessati alla politica, erano tutti impegnati, c'era una militanza che coinvolgeva gran parte della popolazione. Adesso che i politici stanno sostanzialmente tutti i giorni in televisione e parlano di tutto, spesso sparlano di tutto, c'è l'effetto contrario, cioè le persone sono distanti e distaccate. Questo significa che evidentemente la politica non è più percepita come uno strumento utile al miglioramento delle proprie condizioni di vita, viene percepita come un'attività lontana e separata, autonoma dalla vita quotidiana delle persone. Infatti spesso dice, beh, queste sono questioni che riguardano gli addetti ai lavori. È una cosa assurda pensare che la politica sia appannaggio degli addetti ai lavori. La politica riguarda tutti, perché le persone sono i destinatari delle politiche, ma devono anche essere i protagonisti. Non possono essere solamente la parte passiva, devono essere la parte attiva. Altrimenti si perde il senso profondo del fare politica, diventa un'altra cosa. Io comprendo, non giustifico, ma comprendo le persone che si sono stancate, che sono deluse, che si sono sentite tradite, che si astengono. Io le comprendo, ma non le giustifico, perché credo che astenersi non fa nient'altro che aumentare questo clima di diffidenza e di distanza. Non c'è alternativa, non c'è nessuna scorciatoia, l'unico antidoto all'antipolitica e alla rabbia e alla delusione è la partecipazione. Prima si faceva la distribuzione dell'Avanti o dell'Unità, adesso bisogna tornare a fare altre cose, bisogna essere quelli che vanno dalle persone e discutono con loro dei propri problemi, a partire dalla Fontanella per arrivare alle questioni di politica internazionale. Per farlo, in un momento nel quale c'è la crisi della rappresentanza che riguarda i partiti, i sindacati, le associazioni di categoria, le assemblee di condominio, io credo che a livello locale i comuni, soprattutto in realtà medio-piccole come la nostra, possano svolgere questa funzione di collettore sociale. Cioè il comune, il sindaco, i consiglieri comunali, le assemblee attive devono diventare gli strumenti per una sorta di risorgimento municipalista e civico. Dobbiamo rilanciare la partecipazione dei cittadini a partire dalle vicende che li riguardano. Noi nel programma abbiamo scritto tanto sul tema della partecipazione, perché molto del futuro della città passerà dalla nostra capacità di coinvolgere le persone nelle scelte che faremo nei prossimi anni. Abbiamo proposto l'assessorato alle frazioni e alle aree rurali, abbiamo proposto di istituire comitati di quartiere che siano rappresentativi dei residenti e siano gli interlocutori dell'amministrazione, perché l'abolizione delle circoscrizioni è stato un fallimento, proponiamo le consulte. La consulta
delle attività produttive e dello sviluppo locale, perché pensiamo che il Comune debba ragionare con tutti gli attori sociali per pensare lo sviluppo del territorio. Io ho proposto agli ordini professionali una consulta degli ordini professionali, perché bisogna coinvolgere la classe dirigente della città, i professionisti della città, rispetto alle scelte che si andranno a fare. Questo rende anche più efficace l'azione amministrativa, perché prima di deliberare, riuscire a parlare con le persone rende più efficace le scelte che fai. È chiaro, è faticoso, ma la democrazia è un esercizio faticoso, ma non ci stanno scorciatoie, va praticata in tutto e per tutto. E io credo che in questo momento, se vogliamo ricucire un rapporto con i cittadini, se vogliamo rigenerare la politica, i comuni hanno un ruolo strategico, hanno un ruolo fondamentale, e dentro la giunta ci sarà qualcuno che si occuperà di partecipazione e si occuperà di nuove forme democratiche. Tu parlavi dei social network e dell'epoca digitale nella quale viviamo. Sembra, anche questo sembra un paradosso, prima c'era più partecipazione, anche se le persone per venire a Rieti magari ci mettevano 4-5 ore perché non c'erano le macchine, non ci stavano i mezzi pubblici. Adesso che ci sono strumenti che ci permettono in un istante di stare in qualsiasi parte del mondo, dovrebbe essere più facile la partecipazione politica, invece è avvenuto il contrario. Questo significa che dobbiamo usare meglio questi strumenti, perché le tecnologie digitali ci permettono davvero di praticare nuove forme di democrazia. Dobbiamo farlo a partire dagli enti locali, che sono gli interlocutori principali, sono le amministrazioni di prossimità dei cittadini. Dobbiamo sperimentare queste nuove forme democratiche anche utilizzando la tecnologia, perché sarebbe un paradosso non farlo. Bene. Mi viene in mente quando faccio dei tratti per strada e non prende il telefonino. Allora, questo è... Quindi sì, quindi tutto, non solo tutto giusto. Ma non prende il telefonino perché prende una buca, oppure non prende anche se non ci stanno le buche. Questo è un problema serio. È un problema, quello delle reti mobili, è un problema della fibra che purtroppo non copre tutta la città. Io ho fatto un incontro qualche giorno fa andando a trovare un'azienda del Nuno che si occupa di installare la fibra. Nei prossimi 3 anni Open Fiber e Team investiranno 20 milioni di euro per coprire tutto il territorio comunale, però anche lì ci vuole un comune che segue i lavori, che verifichi che poi veramente i cittadini si possano attaccare. Noi siamo stati a Lugnano, dove ci hanno detto, hanno messo la cabina a 10 km da qui e per noi è impossibile, qui non ci arriva il segnale, anche se formalmente hanno messo la fibra. Quindi questo significa che l'amministrazione ci deve stare sulle cose, perché il tema della connessione è fondamentale, cioè ormai si deve parlare di diritto alla connessione, perché se non c'è la possibilità di connetterti sei escluso. E qui torniamo al tema delle diseguaglianze, aumentano le diseguaglianze laddove ci sono zone dove c'è una connessione buona e zone dove non c'è connessione. Addirittura al nucleo industriale ci sono delle zone che non hanno la fibra. È una cosa che non è possibile. Si impegnerà per questo? Assolutamente sì, questa è una delle prime questioni, perché le infrastrutture immateriali sono strumenti che ci permettono di connettere le persone di questa città al resto del mondo. Qui abbiamo il vicepresidente del Parlamento Europeo, se vogliamo portare Rieti in Europa non possiamo non passare dal garantire il diritto alla connessione a tutti i cittadini di Rieti, siano essi residenti del centro storico o dell'ultima frazione. Bello, del comune. Diritto alla connessione. Diritto alla connessione, mi piace. Assolutamente. Così più gente potrà vedere Rieti Life, no? Solo se farete diciamo cose di qualità. E ci proviamo, qualità, ci proviamo, poi... ci proviamo, ci proviamo. Se no guardano altro, Ci proviamo, ci proviamo. Beh, lei... se chiami me più spesso, secondo me aumentano le connessioni. Si alza lo share questa puntata della rana, Secondo me sì. Va bene, vedremo. I numeri poi stanno lì. I numeri non hanno colore politico. Hanno la testa dura, come diceva. Esatto, esatto. Prima lei diceva, ha fatto un passaggio sull'astensionismo sostanzialmente. Sì, no? Sì. Lei pensa che si possa giocare questa partita su chi ad oggi non vuole andare a votare o non andrà a votare? Ma io penso che quella fascia di popolazione potrebbe risultare determinante ai fini dell'esito finale, nel senso che riuscire a convincere un potenziale astensionista a venire a votare potrebbe essere la leva per vincere le elezioni, perché io credo che anche a Rieti, nonostante la pletora di candidati al Consiglio Comunale, credo che anche a Rieti ci sarà un astensionismo significativo. La pletora? Vabbè, la pletora è un numero importante. Perché, perché abbiamo 600 candidati? Questa legge. Abbiamo 600 candidati. Siamo un po' troppi. Perché in una fase nella quale
il voto è meno ideologizzato e politico di prima, prevale il voto di carattere personale e amicale e quindi si predilige un numero maggiore di liste perché si pensa che in quel modo si possa raccogliere più consenso. Non è detto che sia così, io infatti sono convinto che i nostri avversari che hanno fatto 9 liste con questo obiettivo rimarranno negativamente sorpresi. Ce n'ha però... due, gli avversari, i nostri avversari principali, quelli diciamo del campo avverso, perché... lo ricordavo, sono due, no, sì, no, vabbè, diciamo, vabbè, no. Era... i nostri avversari principali, gli altri non sono avversari, sono abbiamo un rapporto diverso. Attenzione, esce la notizia, Carlo Bertini non posso considerare esce un avversario, ha fatto l'assessore con me, insomma. E allora perché si è candidato? Vabbè, ha fatto una scelta politica che vediamo se pagherà o meno, però insomma noi consideriamo i nostri avversari quelli del centrodestra, mi sembra evidente. E mi auguro che la stessa considerazione valga per Ubertini, chi sostiene Carlo Ubertini. Anche per Ubertini dovrebbe essere sono così. Sicuro che sarà così. Allora, lei incontrerà tra qualche giorno Roberto Gualtieri, ex ministro sindaco di Roma. Sindaco di Roma. Voglio dire una cosa. Sì. Però me la deve spiegare bene. Sì. Mo faccio come quell'attore. Ma Roma a noi ci serve o no? Che fai, come Verdone, esatto. Col Tevere? esatto, volevo parafrasare Verdone. Cioè, Roma per noi potrebbe essere Roma, una risorsa, potrà essere una risorsa, oppure rimaniamo con lontananze proprio... Allora, enormi. Roma è un patrimonio dell'umanità, è una risorsa straordinaria per il futuro di Rieti, però c'è bisogno di un'amministrazione comunale capace di intrecciare i rapporti giusti, le relazioni giuste e soprattutto mettersi, non dico sullo stesso piano di Roma che è impossibile, però aprire un'interlocuzione in base alla quale ci sia un confronto, un'osmosi e un rapporto biunivoco, perché noi serviamo a Roma, Roma serve a noi, dobbiamo essere consapevoli che stiamo a 80 chilometri dalla capitale del nostro paese, da una delle città più belle del mondo, dobbiamo fare in modo che questo sia una cosa a nostro vantaggio e non a nostro svantaggio come spesso viene percepito. Naturalmente è un'opportunità, per farla diventare una realtà ci vuole collaborazione, disponibilità, dialogo e rapporti, cosa che nel passato non è mai avvenuto in maniera... diciamo così, costruttiva. Io credo che già solo la presenza del sindaco di Roma, del nuovo sindaco di Roma a Rieti in occasione delle elezioni è un segnale evidente di una disponibilità nuova nei rapporti con Rieti. Noi dobbiamo lavorare su questo perché secondo me da un rapporto diverso e proficuo e positivo con Roma passa gran parte del futuro della nostra città. Noi non dobbiamo considerarci parte dell'area metropolitana perché non lo siamo, però dobbiamo essere consapevoli che da questo rapporto possiamo tirar fuori cose molto positive. Noi siamo al servizio di Roma, basti pensare il tema dell'acqua che insomma no, è la cosa, tra l'altro adesso probabilmente ci sarà il raddoppio dell'acquedotto, quindi noi stiamo al servizio di Roma, ma anche Roma dovrà essere al servizio nostro. Chiudo dicendo una cosa, non è una questione di competenza stretta degli enti locali, però il tema delle infrastrutture è cruciale e del legame e del rapporto con Roma è cruciale. Noi siamo il capoluogo di provincia più vicino a Roma, ma che sembra più lontano per le carenze infrastrutturali. Io penso che ad esempio il tema del collegamento con Roma via Terni con il ferro e quindi ipotizzare il tema dei treni bimodali che entreranno in funzione entro fine anno, la sperimentazione dell'idrogeno, siano questioni che ci debbano riguardare direttamente e debbano riguardare i sindaci di Rieti e di Roma. È chiaro che noi siamo, come dire, minuscoli rispetto alla capitale, ma i sindaci da un certo punto di vista sono tutti uguali perché rappresentano le comunità e quindi credo che questo passaggio e questo incontro con il sindaco Gualtieri potrà davvero aprire una nuova stagione nei rapporti con la capitale e noi ci puntiamo molto. Se le riferisce questa cosa le sarei grato. A chi è? Gualtieri? Cosa? Lei deve dire, sì. Gualtieri, anche noi, anche noi serviamo a Roma, anziché, cioè, vi serviamo anche noi.
No, no, bello, noi, no? Sicuramente noi serviamo a Roma, ma anche no, Roma serve a noi. Cioè. Sì, Roma serve a noi, ho capito, però pure noi serviamo a loro. È chiaro. Cioè, vogliamo interrompere l'acqua? No, no, ma secondo me... la guerra come terminillo. Il tema del futuro è una progettazione... Gliela metta così. Sì, guardi, che... vogliamo parlare dell'acqua, Gualtieri? Quello si impaurisce. Dice all'inizio proprio. Subito, appena lo vede. Per metterlo a suo agio. Dice. Gualtieri, come sta? Vogliamo parlare dell'acqua così. A sete? speriamo sia un giorno molto caldo, così dovrà chiederci un l'acqua, bicchiere d'acqua. L'acqua è proprio una cosa grandiosa che non abbiamo ancora capito. Ma però, a parte quello, Emiliano, il tema vero sono progetti di sviluppo integrati. Cioè quello che succede a Rieti deve interessare Roma e viceversa, perché noi stiamo appunto in un'area che necessariamente ha rapporti, avrà sempre rapporti con la capitale. Certo. Quindi dobbiamo pensare a progetti di sviluppo integrato e complementare. Mi hanno detto, mentre venivo, sì, anzi mi hanno fatto vedere velocemente un video che è uscito, sì, in questi minuti. C'era, adesso come lo chiamo però, un suo competitor che parlava di ASM. Beh, no, attualmente è il vice sindaco, quindi va bene, oltre a essere mio competitor. ASM pubblica, ASM privata, ASM pubblico privata, io non ci ho capito nulla, forse anche qualche cittadino non è che ci sta capendo molto. Ci fa chiarezza su questa cosa? Su questa, l'avrà visto il video? Sì, no? mi hanno rappresentato le cose che ha detto e io ho subito capito che evidentemente sta un po' in confusione, perché inizia, diciamo così, a sparlare e a dire un po' di bugie, cosa che secondo me non si addice a chi si candida a governare la città di Rieti. La posso interrompere? Sì. Io prendo sempre distanze, sì, da ogni... accetto tutto, ci mancherebbe, no, però lo diciamo, no, che... ha detto cose che non sono vere, prendiamo... quindi una cosa non vera, okay, sì, però, è una bugia. Sì, qualora qualcuno voglia replicare, insomma, come ecco, no, devo no, dire sono questo... sono io che replico, visto che lui, sì, ha fatto contro replicare, un'uscita improvvida. Di Life, ovviamente, da ha fatto da, un'uscita da spazio. Improvvida perché non conosce le cose delle quali parla. Il progetto che avevamo noi e che conoscono tutti, dai sindacati alle associazioni di categoria, alla città, era quello di far diventare ASM interamente pubblica e far gestire servizi pubblici locali e poi far diventare Rieti Ambiente, che è una società partecipata di ASM, una società mista, dove ci sarebbe stato ASM al 51% e il privato al 49%. E quella società mista avrebbe gestito le attività commerciali, tra le quali le farmacie, l'impianto, gli immobili, il gran turismo, eccetera, eccetera. Quindi noi non avevamo in mente assolutamente di vendere le farmacie, perché da quello che mi raccontano il vice sindaco ha detto questo, che noi avevamo previsto di vendere le farmacie. Questa è una cosa totalmente falsa e infondata. Noi avremmo fatto la ripubblicizzazione senza vendere le farmacie, perché avremmo fatto una società tutta pubblica per i servizi pubblici locali e una società mista con il 51% in mano a ASM, quindi al comune, che avrebbe gestito i servizi commerciali. Quindi chi dice il contrario dice le bugie, dice delle cose false. Io capisco che in campagna elettorale uno, come dire, si fa prendere la foga e cerca di, come dire, dire cose pur di attaccare l'avversario, però insomma, siccome non siamo tutte persone, diciamo così, capaci di ragionare, basta seguire quello che è successo 5 anni fa, basta parlare con il socio privato che dirà l'intesa che era stata raggiunta, che poi insomma da molti è stata considerata un'intesa molto più favorevole di quella che non sono stati capaci di trovare loro, perché adesso c'è un contenzioso tra il comune e il socio privato e quindi non si farà la ripubblicizzazione. Perché fino a quando non verrà liquidato il socio privato, il comune non potrà fare l'affidamento dei servizi direttamente all'ASM. La delibera che stanno per portare in consiglio comunale è una delibera che serve solo a fare l'ennesima proroga. Non è la delibera che porterà alla ripubblicizzazione di ASM, perché si potrà parlare di ripubblicizzazione solo nel momento in cui ci sarà un affidamento pluriennale che il comune farà direttamente all'azienda. Siccome questo non è all'orizzonte, perché non si discute di questo, significa che la ripubblicizzazione ancora non è stata realizzata. E dire cose sbagliate del passato è una cosa, oltre che sleale, altamente scorretta, perché ci vuole poco a smentirla, come ho fatto io adesso e come farebbero tutti quelli che sono a conoscenza delle cose che abbiamo fatto tra il 2012 e il 2017.
Questo è stato l'applauso più lungo. Ho contato i secondi. Perché le persone sono interessate ai servizi. Bene. Perché le farmacie sono del popolo, non del comune. Allora, dopo, a fine puntata, lo dico anche a chi ci segue, chiunque vorrà fare qualche domanda, ci fermeremo, quindi ci fermeremo anche dopo. Si ricorda lo slogan Città dei Bambini, il suo, sempre? Non era uno slogan, è stata una grande manifestazione che ha caratterizzato il mio mandato e della quale sono veramente orgoglioso. Qualcuno che sarà una delle prime cose che ripartirà quando vinceremo le elezioni. Ecco, questo volevo dirle, perché qualcuno... Mi ricordo che qualcuno l'ha presa anche un po' in giro, diciamo così, però effettivamente questo, poveri di spirito. Da cronista posso dire che ci furono diverse iniziative, quindi la mia domanda era questa, se lei vorrà fare qualche cosa, però mi riaggancio a un altro aspetto un po' spinoso, perché sempre in quel periodo ci fu una campagna, insomma, abbastanza tosta e accusatoria sulle scuole, si ricorda? Come no? Dopo il terremoto? Sì, anche trasmissioni importanti. Come no? Vennero qui a trattare quella cosa lì. Ma oggi le cose sono cambiate? Allora, su Rieti Città Amica dei Bambini noi abbiamo avuto un riconoscimento anche dall'UNICEF per le cose che abbiamo fatto in quegli anni, quindi c'è stato poco da ridere, nel senso che era una cosa seria, molto seria, perché pensiamo che adeguare una città ai bisogni e alle esigenze dei bambini fa diventare quella città più vivibile per tutti. E quindi pensiamo che il punto di vista dei bambini siano gli occhiali per migliorare la qualità della vita della città per tutte le categorie di cittadini. Questo sul tema delle città dei bambini, che sarà una delle prime cose che torneremo a fare, perché è stata un'esperienza straordinaria che tutte le famiglie e tutti i bambini che adesso sono un po' cresciuti di Rieti ricordano. Anche perché nel 2012 un bambino di 10 anni... Adesso sono quasi maggiorenni, magari se lo ricordano. Sono passati 10, ce ne avrebbe 20, ne ha 20 oggi. Sì, no? Però chi aveva 8 anni magari si ricorda di Rieti Città Amica oggi. Dei Bambini. E il tempo come passa? Certo, per tutti e anche per noi. Sì. Comunque, no, sulla vicenda invece più scabrosa delle scuole sicure. Allora, anche lì è stata fatta un'operazione di sciacallaggio nei confronti miei e nei confronti dell'amministrazione comunale del tempo, perché c'è stata una strumentalizzazione vergognosa delle paure delle famiglie. Sono nati dei comitati scuole sicure che casualmente il giorno dopo le elezioni si sono sciolti e non hanno più fatto nessun tipo di manifestazione, quindi c'era la preoccupazione per la sicurezza delle scuole, però il giorno dopo le elezioni questa preoccupazione è scemata a tal punto che nessuno ha più detto nulla e per 5 anni non è stato messo un punto in nessuna scuola di Rieti. Non sono stati capaci. Non sono stati capaci di fare nulla, neanche la più piccola manutenzione ordinaria, alle scuole di Rieti. E ripensando e rivivendo quei momenti, mi vengono i brividi, perché anche, le stesse... Anche un po' di incazzatura, vedo. No, beh, sono la cosa incredibile, tu hai fatto riferimento alla trasmissione delle Iene, noi abbiamo fatto quell'intervista nella scuola Marconi, si parlava degli alunni che andavano in quella scuola e tra quegli alunni c'erano le mie figlie, quindi come si poteva pensare che io non ero interessato alla sicurezza delle scuole quando in quella scuola ci andava mia figlia? È stata una campagna vergognosa di sciacallaggio, veramente vergognosa, che ha prodotto effetti elettorali a vantaggio di chi adesso governa la città, ma io sono convinto che gran parte di quelle persone che all'epoca in buona fede si sono fatte strumentalizzare forse hanno capito quello che è successo, perché si sono accorti in prima persona che questa amministrazione ha dimenticato completamente il tema della scuola, non solo delle scuole sicure, ma più in generale il tema della scuola e dell'istruzione. Adesso alla rana, a questo punto,
ci sarebbe una telefonata. La rana ha bisogno dell'acqua, non è che ci mettiamo in connessione con Gualtieri questa cosa, no? Ci vengo a parlare anch'io? Secondo me sì. Va bene, verrò a parlare con Gualtieri. Ne ho diverse da dirne. Sì, eh? Sì, sì, perché Gualtieri è uno, non è proprio l'ultimo arrivato. Ma direi di no. Al di là che è sindaco di Roma, però, cioè, Gualtieri è uno forte. Mo mi dicono, hai detto Gualtieri che è uno forte. Allora, se, ho detto anche che mi sta simpatico Berlusconi, per cui abbiate pazienza, insomma, ecco. Detto ciò, ci sarebbe la telefonata. La telefonata. Siccome non prende il telefono. Siccome qui non prende il telefono, perché non prende, la rete è scadente. Da chi vorrebbe ricevere una telefonata adesso, in questo momento? Allora, in questo momento, in realtà, da nessuno in particolare, perché ne ho ricevute e ne sto ricevendo moltissime. Mm. E sono quelle che mi fanno piacere, perché sono quelle di persone di centrodestra che hanno deciso di votare per me, di sostenere la nostra alleanza, e anche persone che mi hanno votato nel 2012, non mi hanno votato nel 2017, ma mi voteranno adesso perché hanno capito di aver sbagliato 5 anni fa. E questa è una cosa che in qualche modo mi ripaga dell'amarezza e della delusione che abbiamo vissuto tutti 5 anni fa, e in qualche modo mi rende anche tranquillo rispetto all'esito delle elezioni, perché sono intimamente convinto che questa città possa davvero aprire una nuova stagione e che davvero si possa guardare con maggior fiducia al futuro. Bene, siamo quasi in chiusura. Le dissi, quando lei aprì la campagna elettorale per le primarie, sì, le feci una battuta, la vorrei rifare. Posso? Io a lei. Sì. Io le feci una battuta. Sì. Praticamente questi 5 anni sono passati con un numero e un nome. Sì. 99, sì, e Cedro. Allora, però questa idea dopo la deve riconoscere. Sì. Qualora lei diventasse sindaco, sì, pianterà questi 99 cedri a Rieti? Sì, assolutamente sì. E qualcuno la cerca, qualcuno sì, la c'è sì, anche sì, cercata. Sì, no, la cosa simpatica è questa. che c'è stato un architetto che si occupa di verde che mi ha detto: guarda Simone, stai tranquillo, se le cose andranno bene, sono convinto che andranno bene, ti aiuterò io a fare questa operazione di ripristino ambientale e ti aiuterò io a rispettare l'impegno che ti sei preso con Grillotti, perché insomma quello dopo te le farebbe passare tutti i colori, esatto. Quindi una volta che gliel'hai detto devi essere conseguente. Bene, Pietrangeli, grazie. Grazie a te. In bocca al lupo. Viva il lupo. Abbiamo finito questa puntata in esterna, la rana nel pozzo. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Non dimenticate che adesso in giro c'è il magazine elettorale, quindi prendetelo. E ci sarà la sfida finale nell'ultima settimana. Come sarà questa sfida finale? La lasciamo... C'è un po' di suspense. Sì, sì, sì. Sarà molto, molto, molto bella. Questo ve lo posso già dire. Un saluto a chi ci ha seguito, grazie per averci scelto e ci vediamo alla prossima puntata. Lei è Claudia, crede nello studio come mezzo per progredire, vuole crescere e migliorare la città che ama, Rieti. Lui invece è Gabriele, ha un lavoro precario che lo fa arrivare a fine mese, ma che non gli dà sicurezza verso il futuro. Ed è Conello, che è in pensione e ha energia da vendere, una risorsa indispensabile per la nostra comunità. Valorizziamo Claudia! Diamo vere opportunità di lavoro a Gabriele, prendiamoci cura di Nello. Rieti ha bisogno di Claudia, di Gabriele, di Nello, di ognuno di noi. La città del futuro ha bisogno di tutti.
è iniziato il silenzio elettorale, ma Rieti Life non si ferma. Un intero network a tua disposizione per restare in contatto con gli elettori. Un sito web con milioni di visualizzazioni settimanali, le maggiori piattaforme social sempre aggiornate, Rieti Life Free Press per veicolare quotidianamente i tuoi messaggi elettorali e l'ultima novità in vista del voto, il foglio elettorale, per avere ancora più visibilità. La tua campagna elettorale continua su Rieti Life. Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere tutti i dettagli. Il buon latte fresco della filiera locale fa bene alla salute e all'economia del tuo territorio. Scegli Rieti, scegli la freschezza, scegli i prodotti Clar, una scelta di valore. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com.